Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Ericottero. Oggi vi faccio vedere le merende stranissime giapponesi. Io faccio la merenda ogni giorno. Senza merenda non posso vivere. Vi faccio già vedere tutti i okashi che mangerò oggi. Primo, questo. Questo è cioccolato alla fragola, mi sembra, però ha la forma di gelato. Poi, come snack, mangerò questo. Questo è come salato, però ha la forma di spaghetti, di ramen. C'è scritto infatti ramen. Ramen! Poi, sempre più strano. Questo qui, in realtà non l'ho mai assaggiato, però è strano, c'è scritto yogurt. Però non è liquido. Vediamo cosa, com'è dentro. Scopriremo dopo. In Giappone spesso c'è anche dolce fai da te. È divertente perché aggiungi acqua e polvere e poi diventa magia. E spesso ai bambini piace questo tipo di dolce. E questo in teoria mochi con kinako, polvere di soia. Poi l'ultimo, last boss. Agli italiani assolutamente non piacerà come merenda. Ta-da! L'alga. Però mangiavo questo anche da piccola come merenda. Ok, partiamo subito. Caprico. Come mangiare un gelato, però non è freddo, è cioccolato. Come si dice, consistenza è molto leggera perché ci sono dentro bolle dell'aria. Gusto fragola. Guardate dentro il cioccolato, poi cioccolato alla fragola. Apriamo da qui, c'è il segno verde. Oh, dolcissimo! Mangiavo questo da piccola, veramente. C'è questo profumo troppo dolce, troppo forte. Però forse sì, ai bambini piace. Itadakimasu! Come un po' mousse. Adesso si vede anche la parte scura, proprio cioccolato. Ogni tanto posso mangiarlo, ma non spesso. Va bene, ogni 2 anni. Prossimo! Ramen, chips. Baby Star è un snack famoso giapponese. È sempre come mangiare spaghetti ramen secchi. Però questa è la versione tutto attaccato come tagliatelle. È il gusto di chicken, cioè pollo. Oh, che nostalgia! La forma strana. Poi consiglia di mangiarlo anche come cheese fondue, con il formaggio. Forse è buono. Questo gusto in Italia non ho mai trovato. Sì, mangiavo sempre da piccola. Mi piace e posso mangiare spesso. Pubblicità di questo Baby Star Ramen, c'era musichetta che faceva Baby Star Ramen Oyatsu Company. Baby Star Ramen Oyatsu Company. Ta-dam! So che il gusto di yogurt, perché c'è già scritto, ma dentro sono curiosa anch'io. Proviamolo. Oh, cos'è questa consistenza? Assomiglia a niente. Fa schifo. Cioè, sembra di mangiare, non so, cosa di chimiche e basta. Cioè, molto farinoso, però un po' assomiglia a mousse. Non riesco a mangiare tutto questo. Basta. Come meringa, merenda, in giapponese merengue, meringa. Prossimo, apriamo intanto. Istruzione come si fa, mescolare 2 cose e quindi anche questo sarà tipo chimico. Ta-dan! C'è polvere di kinako, che è polvere di soia. Poi cos'è questo? Qualcosa di rosa, un po' trasparente, già questo mi fa un po' impressione. E poi c'è anche questo più trasparente. C'è anche cucchiaino piccolo piccolo. Oh.
questo, farina di soia. Mochi! È fatta! Ma insomma, sembra buono? No. Proviamo a mangiare, itadakimasu! Faccio fatica a prendere. Però a me piace polvere di soia, si chiama kinako, quindi forse mi piace. Allora vi dico la verità che tra questo e questo preferisco questo. Questo faceva veramente schifo. Questo è più buono. È diventato mochi. Poi farina di soia, kinako, dicono che fa bene. Kinako ce l'ho sempre perché a me piace. Si usa spesso con lo mochi per dolce, oppure sta bene anche con lo yogurt. Cioè yogurt normale bianco e metto un cucchiaino di polvere di questo. E sta bene anche con la banana. Quindi io mangio spesso kinako. A me non c'è problema mangiare cose dolci, poi salati, poi tornare dolci. Io posso mangiare tutto. Dan! Questa è alga miyako kombu. Anche questo c'è da tanti anni ormai. Però non alghe, quello per sushi, onigiri. È un tipo di alga che si chiama kombu. E spesso con kombu si fa anche brodo di cucina giapponese. Dentro è così. Wow, che nostalgia! Però il sapore è molto forte, quindi basta prendere uno. Ta-dan! Itadakimasu! Che strano, cioè nel senso a me piace, però fare merenda con queste cose anche ai bambini giapponesi per voi è, secondo me, non esiste. Allora, tra questi io do voto più alto a Bevista Lame, che è più facile come gusto, e questo sicuramente anche a voi piacerà. Ok, grazie anche oggi e ci vediamo alla prossima. Matane, matane, matane. Bye bye.